Mercoledì l'ultima partita di campionato dell'Under 14 e primo punto lasciato per strada. Non abbiamo giocato con la nostra stessa intensità, non abbiamo forzato il gioco, abbiamo dominato a tratti e nel momento in cui giocavamo con superficialità gli avversari venivano su. Comunque è una buona squadra, una squadra discreta che ha i fondamentali ed è giusto essersela giocata al tie break. Dobbiamo dire che per due volte eravamo sotto 24-23 e per due volte siamo riusciti a vincere il set e soprattutto al tie break eravamo sotto 14-13 e abbiamo vinto 16-14. Quindi nel male cerchiamo sempre di trovare le cose positive in quanto la mentalità c'è e sappiamo perfettamente che abbiamo i mezzi per poter spingere e poter dominare le partite, perché all'andata abbiamo dominato l'incontro. Comunque il risultato del campo è giusto, noi stiamo lavorando bene, abbiamo avuto un piccolo calo che ci sta. Adesso questa settimana, da martedì, riprenderemo gli allenamenti, questa settimana ci manca un po' di meno e saremo pronti per il concentramento del 23, che poi sarà quello che assegnerà le sei squadre che affronteranno l'ultima fase del torneo del 14. È un piccolo calo che comunque in 4 mesi di lavoro ci sta, non è un problema, meglio che sia arrivato adesso. Prendiamo spunto da questa situazione, ma mentalmente le ragazze stanno molto bene, anche perché 5 di loro sono in selezione e già 2 sono passate al provinciale, 3 faranno le zone, quindi diciamo che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela.